25 agosto 2019. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, poiché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: Voi non so di dove siete, allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciate fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco vi sono ultimi che saranno e vi sono primi che saranno ultimi. Il tema della porta stretta può sembrare sconcertante per chi considera il premio celeste un po' scontato. In un clima di buonismo, in cui si pensa e si dice che la bontà di Dio non guarda ai dettagli, ma nemmeno alle colpe gravi, per non dire agli stati di vita nel peccato, poiché egli sa e conosce quello che siamo, è facile rimanere confusi tra il giudizio di Dio che scompare davanti alla misericordia e l'assenza della nostra responsabilità riguardo alla scelta del bene e al rigetto del male. Ognuno si relaziona con Dio, o meglio con le proprie idee che sono identificate con Dio, evitando in modo totale quello che la rivelazione dice riguardo alla volontà di Dio. In pratica, ognuno fa quel che crede, e ciò che si crede è frutto delle opinioni, dei vantaggi personali, una sorta di morale aggiustata a seconda della nostra convenienza. Nessuno sforzo personale, dunque, è richiesto di fronte all'onniscienza di Dio, la quale è scambiata con il giudizio delle nostre azioni. È indifferente il bene o il male che facciamo, poiché, si dice, Dio sa tutto. In realtà il Vangelo non dice questo, ma parla del perdono misericordioso del Padre per il sangue versato dal Figlio in pegno della giustizia dovuta. Perciò il giudizio è misericordioso per coloro che riconoscono di aver avuto la grazia per una giustizia pagata al posto nostro. Questo bilanciamento dei conti, tuttavia, non può e non deve diventare abuso della misericordia, poiché diventa irriconoscenza e una sfida alla bontà di Dio. Chi comprende il proprio errore e vede quanto dolore sia costato il perdono, non può non chiedere perdono e ringraziare. E come minimo la gratitudine si accompagna alla rinuncia del peccato che ricadde sul Cristo Gesù. Il perseverare nel peccato, poiché si pensa che tutto è già pagato, significa non voler capire, approfittare, abusare della misericordia, essere riconoscenti, sfacciatamente egoisti e soprattutto ostinati nel peccato, il quale è contrario a Dio e non permette la sua vicinanza e amicizia, quando questo è volontario, grave ed ostinatamente privo di conversione. Il nostro tempo è caratterizzato dalla presunzione di godere di tutti i diritti senza doveri. Una sorta di infanzia mostruosamente capricciosa ed egocentrica che si prolunga senza termine per la durata della vita. L'idolatria della propria volontà senza alcun riguardo per gli altri, la pretesa di considerare il mondo sempre colpevole per le nostre imperfezioni, per le possibilità mancate. La responsabilità degli sbagli è sempre riferita ad altri. È lo spettacolo triste e devastante della nostra cultura, che sembra aver perduto completamente l'orizzonte della legge naturale del rispetto degli altri e di quello divino dell'amore per Dio.
Lo sforzo invece è richiesto per entrare, poiché molti pretendono di poterlo fare, ma pochi ci riusciranno. In quella pretesa, descritta dalle parole di Gesù, sta l'intero affresco del nostro tempo. Similmente troviamo nella parabola delle feste di nozze, dove tutti sono invitati, buoni e cattivi, ma, e qui sta il punto, colui che non indossa la veste nuziale è cacciato fuori, a significare che tutti, ma proprio tutti, sono invitati. L'invito però è il primo passo, quello di Dio, il secondo deve essere il nostro, cioè entrare alla festa, ma con l'abito giusto. Quello fatto di buone opere, di virtù, di rinuncia al peccato per lasciarci rivestire della grazia che trasforma in abito di luce la nostra cattiva natura. Dio ci invita ad una trasformazione spirituale che permette di congiungerci a Lui, il Santo, per essere santi come Lui. Infatti le nozze sono tra il Figlio e le nostre anime. A ciascuno verrà dato a seconda delle opere, non senza averci dato la grazia dell'invito e di mezzi per acquisire la veste candida delle virtù, quella delle nozze mistiche. Dio vi benedica.